bisogna fare i complimenti per quello che sta facendo la regina finora. Noi ci siamo allenati bene, abbiamo fatto due ottime settimane lavorative, speriamo di trovarcela domani sul campo. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo ripreso tante parti tattiche, abbiamo provato soluzioni anche diverse, ma soprattutto abbiamo lavorato bene in entusiasmo. L'ho detto più volte, noi non abbiamo mai parlato in questa sede di infortuni, certamente non è un momento che ci sta girando bene, ne abbiamo perso parecchi giocatori effettivamente, però non è su quello che dobbiamo basarci, abbiamo sempre avuto questa mentalità di guardare avanti, di guardare in positivo. Visto i tanti infortuni avuti, la società ha pensato di provvedere a un innesto nuovo in mezzo al campo. È stato scelto Andrea Poli, un giocatore che non ha bisogno del suo curriculum, che è importantissimo, e ci verrà a dare, penso, l'entusiasmo con quale arriva, si è presentato oggi, e il suo entusiasmo e la sua esperienza daranno sicuramente un grosso contributo a questa squadra. Serve il tempo di metterlo in condizione, vediamo di farlo nel più presto possibile, però diamogli il tempo di trovarla per non avere un giocatore a metà strada. De Maio è tornato a disposizione, la società aveva fatto una scelta, ne abbiamo discusso prima, ne abbiamo discusso adesso, non è successo nulla di grave e quindi si rimette a disposizione. È un patrimonio del Modena, un ragazzo che ci darà la mano. La prima domanda che mi avete fatto, prima in classifica, io ho detto con merito anche. Sono sincero, è la squadra che di tutto quello che abbiamo studiato e visto finora mi è piaciuta di più. Una squadra molto organizzata, stava molto bravo Inzaghi a creare questo amalgama di squadra, veramente tutto. Noi dovremmo essere molto bravi. Io ho la fiducia nei miei. Pur dovendo trovare una squadra forte, credo molto che abbiamo le possibilità anche noi di far bene e tutte le armi per poterle mettere in difficoltà. Confidavo con tutto il cuore di poter fare qualche punto in più proprio inizio per mantenere alto l'entusiasmo, che è un fattore molto importante, far funzionare tutto più, con più serenità. Purtroppo non ci siamo riusciti, abbiamo 3 punti, vediamo da domani di riprenderne a fare, perché ne abbiamo bisogno di questi e ne siamo consapevoli. So benissimo, insomma, ho l'esperienza per capire che è facile le critiche, come dicevi, no? Quando le cose non vanno bene, quelle non mancano mai. Già quando vanno bene qualcuno ha qualcosa da dire, figurarsi quando va male. Io ho sempre detto che questa squadra se l'è giocata alla pari con tutti, non ha mai subito nessuno, ha subito per qualche pezzo di partita, ma abbiamo messo noi in difficoltà. Ecco, forse quel carattere, quella compattezza, quella cattiveria in più, quell'entusiasmo maggiore proprio nel voler portare a casa il risultato, penso che in queste settimane lo stiamo migliorando e secondo me l'ho visto in maniera sensibile a Genova. Spero di vederlo domani, di vedere quei costanti miglioramenti sotto questo aspetto, che è quel saltino di qualità definitivo, perché la squadra ha sempre risposto sul campo. Tutte le critiche vanno bene, le accettiamo, ci mancherebbe, però in tutta onestà, e sentiamo anche gli avversari che vengono a giocare contro di noi, dicono che meritiamo qualcosa in più chi ci vede giocare, che la nostra classifica è bugiarda, perlomeno quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Però dobbiamo essere reali, questa è la classifica e da lì bisogna metterci qualcosa in più. Abbiamo la nostra tifoseria, abbiamo il nostro cuore che deve battere forte tutti assieme, tutti uniti, le critiche le mettiamo alle spalle, ce le portiamo dietro, come è giusto che sia, e dimostriamo sul campo che vogliamo uscire tutti compatti da questo momento.